Dopo Omero, i greci consideravano Esiodo il loro secondo più grande poeta. Ed è proprio con questo poeta pastore dell'VIII secolo che avviene la prima grande rivoluzione nei modelli di virtù del mondo antico. Con Esiodo balza in primo piano una sfera sociale ben diversa da quella aristocratica narrata da Omero. La sua poesia canta infatti la vita del ceto contadino sul finire dell'VIII secolo e si sofferma sull'esistenza umile del popolo non nobile, cioè fin lì ignobile, impegnato in attività oscure e senza gloria. Esiodo mostra però che la virtù di chi lavora è ben più grande di quella degli aristoi aristocratici, il cui nome non a caso voleva dire i migliori, ma che sono inutili e prepotenti perché il lavoro non è vergogna, dice il fratello Perse, vergogna è l'inoperosità. Questo incredibile rovesciamento di valori rispetto a Omero si deve a ragioni culturali che influenzano profondamente Esiodo e poi, come vedremo, anche Solone, soprattutto per motivi familiari. La sua prospettiva è infatti influenzata dalle lotte sociali che interessarono le colonie ioniche tra VIII e VII secolo a.C. Proprio qui i nuovi ceti nati dal commercio si sollevarono contro il predominio della vecchia aristocrazia agraria, che esercitava la propria supremazia basandola sul potere di fatto e sulla tradizione. Nelle città della Ionia, l'attuale costa occidentale della Turchia, dove nascono la filosofia, il diritto e la poesia, la vivacità del commercio marittimo aveva creato nuovi potenti di fatto, uomini ricchi che venivano dal popolo e non potevano vantare nascita nobile. Sono questi ricchi non nobili a pretendere ormai il riconoscimento del loro ruolo sociale e del loro valore, strappandolo all'esclusiva degli aristocratici, che si dichiaravano signori per volontà degli dèi. La parola temis, infatti, con cui indicavano la giustizia, si riferiva all'autorità di cui godevano per diritto divino. Dopo due secoli di guerra civile, è proprio la parola giustizia a registrare il radicale cambiamento. Giustizia non è più temis, ma dike, l'uguaglianza di fronte al diritto. Ma qual è il legame di Esiodo con la Ionia? È la provenienza del padre, perché il padre di Esiodo era un commerciante originario di Chime, Cuma in italiano, dalla quale era dovuto emigrare dopo aver fatto fallimento ed essere caduto in miseria. Per questa ragione il poeta era nato in Beozia, dove il padre aveva acquistato un piccolo podere. Il suo luogo di nascita, posto sotto le pendici dell'Elicona, si chiamava Ascra, che Esiodo descriveva come dominata da aristocratici prepotenti e giudici corrotti, oltre che orribile d'inverno, insopportabile d'estate, amena non mai. Nelle opere I giorni Esiodo prende spunto dal litigio con il fratello Perse, che pretendeva una parte dell'eredità paterna che non gli spettava. È qui che il poeta afferma il valore del lavoro e la virtù dell'operosità contro l'ingiustizia, o ibris. Secondo Esiodo c'è uno stretto legame tra lavoro e giustizia, perché i rapporti tra gli uomini sono inclinati dalla ibris, cioè dalla tracotanza e dal sopruso individuali, che infrangono l'ordine divino. Alla prepotenza si oppone però il valore del lavoro, che è protetto da Dike, la giustizia figlia di Zeus, con la quale il padre degli dèi ristabilisce l'armonia universale. L'immagine di Esiodo dello sparviero che trattiene tra gli artigli l'usignolo è dunque la rappresentazione emblematica del mondo così com'è, dominato dalla legge del più forte, cioè dall'arbitrio dei nobili sul popolo, al quale il poeta oppone la propria fiducia nella santità del lavoro e nell'azione riparatrice di Zeus, secondo giustizia. A che ti lamenti, o infelice? Ti tiene uno che è più forte. Dove ti porto io tu andrai, anche se sei canoro. Ti divorerò, oppure ti libererò a mio piacere. Stolto è chi vuole combattere contro i forti. Non riporterà alcuna vittoria, e oltre al danno subirà pure la beffa. Così è fatta la natura, ma non il mondo umano, nota Esiodo, perché agli uomini Zeus ha donato il diritto, la capacità di distinguere il bene dal male, che è ignota agli animali. Il lavoro è quindi l'unica forza che può opporsi sulla terra alla prepotenza e alla discordia, che Esiodo vede come un castigo degli dèi, per cui, nonostante sia gravosa per l'uomo, l'operosità dà più felicità che l'ingiustabilità dei beni altrui. Esiodo è inoltre convinto che gli dèi ricompensano il bene e puniscono il male. Le ricchezze date da Dio sono le migliori,
Se qualcuno infatti acquista con violenza grande ricchezza o arricchisce con gli spergiuri, gli dèi facilmente annientano l'uomo e gli fanno andare in rovina la casa. È l'idea di una divinità provvidente nella quale credeva già Omero. Poi Esiodo prosegue srotolando tutta l'etica degli umili che diventerà poi il germe dell'etica occidentale. Lo stesso avverrà a colui che maltratterà l'ospite o il supplice, e a colui che violerà il talamo del proprio fratello in amplessi furtivi con la moglie di lui, commettendo un misfatto, a colui che con la sua sconsideratezza si renderà colpevole verso gli orfani, a colui che insultandolo offenderà con aspre parole il genitore giunto alla triste soglia della vecchiaia. Lo stesso Zeus si sdegna contro coloro e alla fine dà aspro compenso alle opere ingiuste. Ma tu da questa impietà distogli del tutto la mente leggera.